Quindi belli, oggi mi rivolgo a voi. Eh sì, perché oggi parliamo di balletti classici che possono piacere soprattutto a voi bambini, che magari dalla danza classica, che vedete tutta inquadrata così, pensate che vedere un balletto a teatro sia una cosa estremamente noiosa, ma in realtà non è sempre così. Anzi, io vi consiglio di guardare il maggior numero di balletti possibile, anche quelli che sembrano un po' noiosetti. Ma oggi vi porto dei balletti classici che sicuramente voi apprezzerete perché sono ispirati magari a delle favolette, sono molto colorati, molto allegri anche, e li capirete sicuramente meglio. Consiglio per i genitori: portate i vostri bimbi a teatro appena sarà possibile a vedere qualche bel balletto classico per ampliare anche la loro cultura artistica. Partiamo subito da un balletto che mi ha consigliato la mia mamma. Ha una duplice valenza perché dà una cultura sicuramente a livello artistico per quanto riguarda il balletto classico, ma anche un invogliare, diciamo, a familiarizzare con le verdure e la frutta. Il balletto in questione è Cipollino. Cipollino è una storia appunto ballata, molto colorata, molto allegra come mood generale, che ha come protagonista una famiglia di cipolle, una famiglia di zucchine, una famiglia di fragole. In questa comunità tutta abitata da vegetali succedono delle cose, quindi ci sono delle interazioni tra questi personaggi molto belli e molto colorati. Lo stile del balletto non è puramente classico nella versione tradizionale, ma c'è anche del neoclassico, e quindi a maggior ragione è molto consigliato come balletto, anche perché dà una visione della danza classica molto variopinta, ecco. Quindi questo è il primo balletto che vi consiglio, io lo devo ancora vedere in versione integrale, però guardatelo. Balletto della tradizione che vi ho già portato con Danza con Joy, che trovate qua sopra in info box, lo Schiaccianoci, famosissimo. Chi non conosce lo Schiaccianoci, almeno per sentito dire, sotto Natale è un balletto imperdibile, la storia di Clara emoziona sempre tutti e soprattutto non fa che conquistare soprattutto i bambini con i suoi colori, con le sue musiche coinvolgenti e con la sua atmosfera fiabesca, appunto. Quindi è un balletto sicuramente da vedere nel periodo natalizio, ma se bisogna cominciare da qualche parte, questo è uno di quei balletti che può essere sicuramente l'apripista per il mondo del balletto classico, per un bambino anche piccolo. Il mio balletto preferito di quando ero piccola non poteva che rientrare in questo elenco ed è La Bella Addormentata. La Bella Addormentata, analogamente allo Schiaccianoci, è un balletto famosissimo che molti conoscono, che anche questo, essendo tratto da una fiaba molto famosa e molto apprezzata, soprattutto grazie alla Disney, che tra l'altro ha riutilizzato le stesse musiche del balletto composte da Tchaikovsky, è diventato parte dei nostri cuori di piccoli ballerini. Quindi sicuramente anche per un bambino neofita, quindi che non ha mai visto un balletto classico, io lo consiglio caldamente, perché anche qui si riporta la fiaba ben conosciuta dai bambini, ma soprattutto ci sono una miriade di colori, di musiche travolgenti, e soprattutto ai bambini piacerà il prologo e il terzo atto, perché nel prologo c'è tutta questa carrellata di fate, ognuna che porta un dono alla principessa, e il terzo atto è ancora più bello perché ci sono anche i personaggi delle fiabe. In generale La Bella Addormentata assolutamente consigliatissimo. Un altro balletto molto bello e molto consigliato per i bambini è Coppelia. Coppelia parte da una storia d'amore, quello lo sappiamo, che c'è questa storia d'amore tra Swanilda e il suo amato. La cosa più bella per i bambini è vedere tutto l'atto che si svolge all'interno della bottega del dottor Coppelius, quindi tutto questo atto incentrato sulle bambole. Oltre alla carrellata di bambole provenienti dalle varie parti del mondo, una cosa molto simpatica per i bambini potrebbe essere la storia dello scherzo che Swanilda fa al dottor Coppelius, quindi sostituendosi alla sua bambola Coppelia e prendendolo in giro in un certo senso. Certo, il messaggio di fondo forse può essere un po' fuorviante, potrebbe trasformare i vostri bambini in furbettini, però è un modo, diciamo, per coinvolgere meglio il pubblico anche molto giovane in una storia che alla fine ha della tecnica ballata molto molto importante, ecco. Un balletto relativamente nuovo che piace tantissimo ai bambini, secondo me,
Alice in Wonderland del Royal Ballet. Sicuramente avrete visto qualche spezzone su YouTube, soprattutto della Regina Rossa. È un balletto che sta prendendo molto piede, soprattutto appunto in Inghilterra. La storia è conosciutissima, quindi noi conosciamo tutti la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice in Wonderland si rifà al romanzo, riportando i suoi personaggi sul palcoscenico in una versione anche qui in parte neoclassica. La cosa bella di questo cartone, oltre alle musiche che richiamano ogni personaggio, ci sono anche un sacco di scenografie bellissime, degli effetti speciali pazzeschi, quindi anche per i bambini dai gusti un po' più difficili, questo sicuramente sarà la conquista totale. Un balletto un po' meno conosciuto, un po' meno portato sul palcoscenico di recente è La Bottega Fantastica. Questa storia ha come protagonisti i giocattoli, quindi abbiamo tutta una serie di variazioni che hanno come protagonisti dei giocattoli e tra l'altro, se non mi ricordo male, al centro di questa storia c'è la storia d'amore tra due bambole, variazioni che richiamano varie nazionalità del mondo, quindi anche a livello geografico molto molto acculturante. In più c'è questa cosa molto colorata di tutti questi giocattoli che sono degli oggetti comunque con cui i bambini hanno molta familiarità, che sicuramente coinvolgeranno nella storia principale anche i bambini più piccoli. E è molto colorato, molto carino, anche questo lo devo recuperare in versione integrale, però guardando qualche spezzone sono sicura che sia adattissimo per i bambini. Torniamo al mondo delle fiabe e riportiamo in un balletto una fiaba conosciutissima e arricchita anche, oserei dire, nella versione ballata, che è Cenerentola, con musica di Prokofiev, a volte un po' tragica, un po' imponente e a volte invece molto dolce, che richiama molto i personaggi. Riportiamo la fiaba di Perrault sul palcoscenico con questa storia romanticissima, bellissima e dalla morale molto forte. Tra l'altro so che, insegnando i bambini, ovviamente io mi informo su queste cose, so che Cenerentola in generale alle bambine piace tantissimo come storia, soprattutto da quando è uscito il live action nel 2015, che ha riportato, diciamo, in auge questa storia che stava venendo soppiantata da fiabe un po' più nuove, ecco. Quindi per le bambine sicuramente bellissimo, ovviamente anche per i bambini. La cosa bella è che in questa, forse ve ne ho parlato l'anno scorso, in questa versione della fiaba la storia è arricchita da personaggi secondari, come per esempio tutto il quadro dedicato alle fate delle stagioni che creano l'outfit della principessa Cenerentola. In più ci sono tutti i passaggi che conosciamo tutti benissimo di questa storia, quindi da vedere. Un balletto per le bambine, in particolare un po' furbine, ma anche per i bambini un po' furbini, la Fille Malgardée. La Fille Malgardée è sicuramente adatto ai bambini perché ha una musica molto molto allegra e molto coinvolgente. L'ambiente dove siamo è un ambiente di campagna, quindi c'è tutta questa atmosfera bucolica molto allegra, appunto. Pezzi lenti ce n'è veramente pochi, è tutto in marcia, ecco. Si insegna in questa storia il ruolo genitoriale, cosa vuol dire avere rispetto per i propri genitori, cosa vuol dire ubbidire e a cosa serve ubbidire soprattutto, e anche per i genitori può essere un buon mezzo, diciamo, per impartire degli insegnamenti ai propri figli. Pur essendo un balletto non molto conosciuto nella fascia infantile, è un balletto che sicuramente accultura molto in quanto le variazioni sono molto belle, sicuramente i bambini si innamoreranno della protagonista. Un balletto molto allegro, un po' patriottico forse per noi italiani, però molto molto allegro e molto coinvolgente, che io ho sempre guardato con estremo piacere anche quando ero piccolina, Stars and Stripes. Stars and Stripes è un mini balletto, diciamo non particolarmente lungo, quindi anche per i bambini che non sono abituati a vedere balletti va benissimo. È tutto incentrato sulle figure patriottiche, diciamo, dell'America. C'è questo quadro nel quale c'è la campanella, la Liberty Bell, riproduzione più piccola della Statua della Libertà, se non mi ricordo male. Poi ci sono i soldati nell'uniforme a colori della bandiera americana e poi c'è questo quadro bellissimo finale nel quale le ballerine sono vestite di bianco, blu e rosso e vanno a riprodurre la bandiera americana. Quindi diciamo che come musiche, come variazioni, che tra l'altro sono di Balanchine, quindi anche qua abbiamo del neoclassico, e come colori, perfetto per i bambini. Diciamo che informateli che si tratta di un compositore e di un coreografo americani
che hanno deciso effettivamente di portare, innalzare il valore dell'America, quindi della serie Oddio benedica l'America, qualcosa del genere. Comunque, per esempio, potrebbe piacere tantissimo a un fan di Capitan America. Faccio solo un esempio, comunque molto molto carino. Un balletto molto bello, ispirato tra l'altro a una serie di libri per bambini, quindi per i bambini a cui piacciono questi libri, ma anche in generale per bambini piccoli, Tales of Beatrix Potter, quindi le fiabe di Beatrix Potter o le avventure di Beatrix Potter, non mi ricordo bene, che appunto è ispirato a questa serie di libri che hanno come protagonista Peter Coniglio, di cui hanno fatto, se non mi ricordo male, un film di recente, quindi sicuramente i bambini conoscono questo personaggio. La particolarità di questo balletto, a parte ovviamente come sempre le musiche allegre, il colorato e la tecnica molto fruibile, ecco, è il fatto che i ballerini non sono umani, quindi non sono vestiti da ballerini, ma ogni ballerino ha un animale, quindi sono tutti imbacuccati in questi mega costumi che riproducono paro paro le illustrazioni dei libri di Beatrix Potter, quindi è molto molto carino, i bambini lo possono anche capire tranquillamente da soli come storia, perché si tratta di mini storie, esattamente come nei libri, che hanno come protagonisti questi animali che ballano tutti insieme, tutti molto carini. Un balletto che mi piaceva tantissimo e che anche qui ritorniamo un po' sul tema patriottico, però in una chiave un po' più fumosa, ecco, quindi non proprio palese, Western Symphony. Western Symphony, al pari di Stars and Stripes, è sempre un balletto di Balanchine che vede come location il Far West, quindi è tutto incentrato sul Far West, i cowboy, le cowgirl, le ballerine del can-can, insomma, il saloon, ci sono tutte queste location molto carine. Questo balletto va benissimo anche per i maschietti un po' con la puzza sotto il naso che dicono balletto classico tutù e punte, perché non c'entra assolutamente niente con il balletto tradizionale, quindi molto bello, coinvolgente. Io sono una patita delle musiche western anche per coreografare altri tipi di danza. Questo balletto molto bello e me lo devo rivedere perché è troppo tempo che non me lo vedo. Finiamo con tre fiabe sicuramente conosciute e sicuramente che i bambini apprezzeranno anche sul palcoscenico. Biancaneve e i sette nani. Molto molto di nicchia, in realtà questo balletto ha una storia piuttosto lunga, nel senso che è da un bel po' che gira per i teatri. Non è uno dei più famosi. Riporta appunto la fiaba famosissima di Biancaneve e i sette nani, che al pari di Cenerentola è una delle più apprezzate dalle bambine. Qui di facile intuizione a livello di trama, arricchita sicuramente dalle variazioni, da delle musiche molto molto coinvolgenti e acculturanti per i bambini. Penultimo balletto che vi porto, ve l'ho portato anche l'anno scorso, infatti vi metto qua sopra il video di riferimento, La Regina delle Nevi. La Regina delle Nevi è un balletto che appunto io ho scoperto l'anno scorso, che riporta la storia della Regina delle Nevi. Quindi in chiave forse un pochino più tragica rispetto a quella a cui sono abituati i bambini, che sarebbe Frozen. Non c'entra relativamente nulla con Frozen, ma potreste convincere i bambini ad andare a vedere questo balletto grazie a Frozen. Molto coinvolgente, molto bello, c'è questa atmosfera molto invernale, qui in generale bellissimo da vedere, secondo me molto suggestivo. Ultimo balletto che vi porto in questo elenco è il balletto di Peter Pan. Siamo abituati a vedere le pubblicità del musical di Peter Pan con le musiche di Edoardo Bennato, siamo abituati a vedere Peter Pan on Ice, però esiste anche il balletto. Il balletto io non l'ho visto mai in versione integrale, ma io suppongo che sia la trasposizione ballata appunto in versione classica della fiaba che tutti conosciamo benissimo di James Matthew Barry. A chi piace molto Peter Pan, date un'occhiata a questo balletto e sicuramente ne gioirete. Spero che questo elenco sia stato soddisfacente, che tra questi ci sia qualche spunto per avvicinare i vostri figli al balletto classico senza annoiarli, ecco, senza aver paura di annoiarli. Se mi sono dimenticata di qualche balletto fondamentale per questo tipo di scopo, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questo elenco possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e ovviamente anche sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo giovedì 11 con il primo appuntamento di febbraio con Spreferiti di Joe, da non perdere. Il prossimo Danza con Joe sarà il 16 di febbraio, di martedì, perché il lunedì ci sarà il make up poraccio. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.